Allora, il problema non è leggere o meno Novella 2000. Il problema è leggere solo Novella 2000. Sì, il problema non è Novella 2000. Il problema è solo di quantità. Perché se io ho soltanto una cosa a disposizione, non la posso mettere in collegamento con nient'altro. Quindi la mente resta immobile e non puoi allargare i tuoi orizzonti. Bentornati in soffitta. Oggi facciamo un salto indietro negli anni d'oro del gossip cartaceo. Un'era in cui il chiacchiericcio non aveva bisogno di wifi e i segreti venivano svelati non con un click, ma con un fruscio di pagine. Sì, stiamo parlando degli anni 80 e 90, il periodo in cui i VIP e le celebrità italiane brillavano sotto i riflettori dei paparazzi, con le loro storie d'amore, tradimenti e scatti rubati, soprattutto in topless, che finivano dritti in prima pagina. E a proposito di topless, sul mio secondo canale, Storie della Soffitta, troverete la storia su come nel tempo è purtroppo cambiato il punto di vista della società su questo costume o non costume. Passate a vederlo e lasciatemi un commento. Prima che internet cambiasse il gioco, prima che gli smartphone diventassero le nostre finestre sul mondo, e prima che una storia Instagram potesse trasformare un semplice momento in un fenomeno virale, c'era un palcoscenico ben diverso per il grande show del pettegolezzo. Un mondo fatto di carta, inchiostro e foto patinate, ospitato da riviste come Eva 3000, Chi, Gente, Tutto, Vero e, soprattutto, come dimenticarla, la regina indiscussa delle estati bollenti degli anni 90. Novella 2000. Quest'estate in regalo la chiappa vacanze, l'inserto proibito di Novella 2000. E proprio lei, Novella 2000, ha compiuto la vera e propria rivoluzione del topless, trasformandolo da tabù ad argomento di conversazione quotidiano, da scandaloso a straordinariamente normale. Da Katia? Ma no, Katia preferisce la campagna. Certo che tu sai sempre tutto. Oh, mi piace essere informata. Novella 2000 sa tutto ed è tutto vero. Parola di Novella 2000. Se tu fossi dal parrucchiere, in attesa dal dottore o comodamente seduto nel tuo salotto, Novella 2000 ti portava quel tocco di audacia e bellezza nella tua giornata. La grande epopea del giornale è stata celebrata qualche anno fa, quando la testata, fondata nel 1919, ha festeggiato i 100 anni di storia nella cornice del Twiga, di Forte dei Marmi. È stata l'occasione per ripercorrere un'epoca con le copertine che gridavano allo scoop e che ospitavano spesso le foto dei VIP in topless, in un'Italia che si riscopriva meno bacchettona rispetto al passato. In quel contesto, Novella 2000 e gli altri diventarono un'autentica ossessione per italiani sotto l'ombrellone, affamati di notizia sugli amori estivi dei loro beniamini. 2000 amori, 2000 liti, 2000 bronci, 2000 baci, 2000, 2000 ghiotte notizie in anteprima. Novella 2000, la rivista che dice tutto e ha i numeri per farlo. Oggi insieme sfoglieremo virtualmente quelle pagine iconiche che hanno definito un'epoca e che hanno sdoganato il topless e hanno fatto innamorare, discutere e forse anche indignare l'Italia intera. Ricordate la prima volta che avete sfogliato una Novella 2000? Quella curiosità mentre sfogliavate le pagine sperando che nessuno vi sorprendesse? Condividete le vostre storie e i vostri ricordi e magari anche qualche piccolo batticuore che provavate nel vedere la libertà, l'audacia e sì, anche un po' di sana trasgressione stampata su carta patinata. E ricordate, se il viaggio vi piace, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così non perderete neanche un episodio della Soffitta di Pippo, dove il passato diventa presente e ogni ricordo è una storia che vale la pena raccontare. Mentre Novella 2000 ridefiniva il concetto di audacia sulle sue pagine, non era sola in questa rivoluzionaria impresa. Al suo fianco un'altra pubblicazione osava sfidare il conformismo e giocare con il sensazionale. Il Teletutto, questa rivista, paragonabile a TV Sorrisi e Canzoni per una sua attenzione al mondo dello spettacolo, si distingueva però per un contenuto decisamente più piccante. Con le sue pagine generosamente adornate dalle curve di Cristina 40 e di altre icone sexy della televisione, il Teletutto divenne il settimanale di intrattenimento per eccellenza della generazione pre-web. In quelle pagine patinate le star della TV si svelavano, magari non completamente, ma abbastanza da alimentare la fantasia e giustificare, nella nostra ingenua percezione, il loro successo nel mondo dello spettacolo.
Era un tempo in cui sembrava che la chiave per aprire le porte dello showbiz fosse non tanto il talento puro, quanto piuttosto una certa generosità, sia in termini di ciò che si era disposti a mostrare, sia di ciò che la natura aveva donato. Novella 2000 e Teletutto, insieme ad altre testate, hanno così tracciato la rotta verso un'Italia intelligente che guardava il topless non più come un tabù, ma come una forma di espressione, un simbolo di libertà e di bellezza naturale. Queste riviste hanno aperto un dialogo, hanno sfidato pregiudizi e hanno contribuito a modellare una società che, sotto l'ombrellone o nel salotto di casa, iniziava a discutere di questi temi con una nuova apertura mentale. L'estate, con il suo sole cocente e le lunghe giornate di relax, è sempre stata il palcoscenico perfetto per le storie più piccanti e avvincenti del mondo del gossip. Novella 2000 e le sue sorelle editoriali diventavano gli ospiti d'onore sotto gli ombrelloni, trasformando ogni spiaggia, dalla Riviera Romagnola al Salento, dalla Sardegna alla Sicilia, in un teatro vivente di scandali, amori estivi e colpi di scena. Questi giornali, veri e propri totem dell'estate italiana, erano onnipresenti, pronti a regalare ai loro lettori gli scoop più succosi e le rivelazioni più audaci. La storia di Novella 2000 è radicata nelle tradizioni culturali e sociali del nostro paese. Il suo centenario non è stato solo un momento di festa, ma anche di riflessione su come Novella 2000 sia stata in grado di interpretare, talvolta anticipare, i cambiamenti della società italiana. Le copertine della rivista, vere e proprie icone di un'epoca, hanno spesso ospitato le immagini di celebrità in topless, contribuendo a un processo di liberazione culturale che ha visto l'Italia aprirsi a un approccio meno conservatore nei confronti del corpo e della sua espressione. Questo cambiamento non è stato solo estetico, ma ha toccato le corde più profonde dell'identità nazionale, spostando i confini di ciò che era considerato accettabile e aprendo un dialogo sul tema della libertà personale e sociale. Novella 2000 e le riviste affini sono diventate, in questo contesto, non solo fonti di intrattenimento, ma anche strumenti di un cambiamento culturale più ampio. Sotto l'ombrellone gli italiani non cercavano solo notizie sugli amori estivi dei loro beniamini, ma partecipavano, pagina dopo pagina, a un vero e proprio movimento che ha visto il paese riscoprirsi e reinventarsi. La storia di Novella 2000 è un racconto che si intreccia con quello dell'Italia e dei suoi cambiamenti culturali e sociali. Fondata nel 1919 come rivista letteraria da quattro amici, ritrovatisi dopo aver condiviso l'esperienza del fronte durante la Grande Guerra, Novella, ancora all'epoca non c'era il 2000, nasce sotto i migliori auspici culturali, pubblicando opere di autori di calibro internazionale. La rivista letteraria quindicinale testimonia una volontà di essere sempre più vicina ai suoi lettori, offrendo loro contenuti di qualità e varietà. Il passaggio nelle mani di Arnoldo Mondadori segna una prima svolta, preludio a quella più significativa, avvenuta con l'acquisizione da parte della Rizzoli, che porta alla trasformazione editoriale verso i romanzi sentimentali e passionali, in linea con un orientamento sempre più marcato verso un pubblico femminile. Questa scelta si rivela vincente, portando la tiratura a numeri impensabili per l'epoca. La capacità di Novella di evolversi non si fermò qui. La pubblicazione appuntata del romanzo La signora di tutti di Salvatore Gotta non solo incrementerà ulteriormente la tiratura, ma aprirà le porte al mondo del cinema con la nascita di Novella Film. È un momento di piena espansione che vede la rivista consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale italiano. Tuttavia è negli anni 60 che Novella incontra il suo primo momento di difficoltà, un calo di interesse che sembra preludere ad un inevitabile declino. Ma è proprio in questo frangente che la rivista trova, nella visione di Enzo Biaggi, la chiave per una nuova rinascita, la trasformazione in Novella 2000 e l'affermazione come primo giornale italiano di cronaca rosa. Con Antonio Terzi alla direzione, Novella 2000 non solo recupera il proprio splendore, ma lo supera, raggiungendo una tiratura che pochi altri periodici possono vantare.
Il percorso di Novella 2000 prosegue fino ai giorni nostri, attraversando cambi di proprietà e direzione, ma mantenendo quella capacità unica di catturare l'attenzione del pubblico, fino all'acquisizione da parte del gruppo editoriale Visibilia di Daniela Santanchè, con Roberto Alessi che continua a guidare la rivista, però, ahimè, senza lo spirito libertino che l'aveva contraddistinta negli anni 90. E senza i topless della Marini, di Anna Falchi o di Michelle Hunziker, non è più la stessa cosa. Parliamoci chiaro, siamo qui per celebrare un'epoca in cui il topless sui giornali non era solo una questione di stile, ma un vero e proprio stuntman, un segnale di tempi che cambiavano, e Novella 2000 era in prima linea. Sono curioso di sapere quali sono state le vostre apparizioni, diciamo così, che vi hanno fatto alzare più di un sopracciglio. Quali topless vi hanno lasciato a bocca aperta e vi hanno fatto esclamare, come dicono a Roma, quel me coglioni un po' incredulo? E così, cari soffittari, si conclude il nostro viaggio retrospettivo tra le pagine più libertine e i ricordi più audaci degli anni d'oro del gossip italiano. Grazie per avermi accompagnato in questa avventura e non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi è piaciuto e cliccando sul video qui accanto scoprirai la storia di un'altra rivista che ha fatto epoca e scandalo.